In vista dell'avvio del nuovo ciclo di vaccinazione per gli over 80, categorie fragili e disabili, la ASL di Teramo come si sta organizzando? Allora, innanzitutto in questo momento la categoria che dobbiamo prendere, diciamo, subito in considerazione è quella degli over 80, cioè finiti i sanitari, e noi questa settimana terminiamo tutto il mondo sanitario a 360 gradi. Oggi stiamo vaccinando i colleghi farmacisti. E toccherà agli over 80 e poi dopo gli over 80 si passa alla seconda fase, perché le fasi sono state rimodulate nell'ultima conferenza Stato-Regioni, toccherà le categorie fragili e quindi lì c'è anche una nuova classificazione che determinerà anche, come dire, una sorta di calendario. Ma guarda, noi ci siamo organizzati, tutto abbiamo deciso anche a livello regionale il coinvolgimento dei sindaci, oltre ai medici di medicina generale, che riteniamo sia una figura molto importante e centrale. Sui medici di medicina generale stiamo aspettando che ci sia questo accordo in fase di definizione con il governo. Nel frattempo il 15 è la data in cui si partirà, qualche ASL partirà prima, noi probabilmente partiremo qualche giorno prima, già da giovedì inizieremo la vaccinazione agli over 80. Abbiamo circa a Teramo 11.000 anziani da vaccinare. Dicevo, col coinvolgimento dei sindaci, che io ho già sentito, gli abbiamo chiesto di organizzare una sede per ogni comune. Ovviamente, ove gli anziani sono pochi, chiederemo ai sindaci di accorpare in una sede, diciamo, unica, che mette insieme più comuni, mentre nei comuni più grandi dovremo fare anche più sedute. Quindi ci stiamo organizzando in questo senso, andremo noi nei comuni a vaccinare gli 80enni. E per le altre categorie quando occorrerà ancora attendere? Ma guardi, dobbiamo 11.000 anziani, qualche giorno ci vorrà, insomma, perché ripeto, tra l'altro l'anziano già soltanto nella fase della raccolta dell'anamnesi è più complessa, è un po' più lenta, insomma, quindi ci vorrà qualche tempo di più, però io ritengo che nel giro di un mesetto passeremo sicuramente alle categorie fragili.